Caffettino Morgana o Carrie? Carrie o caffettino? Io direi di farci un Carrie per stasera. Ovviamente ingredienti permettendo. E mi sa che no. Oh no, forse sì. A quanto pare abbiamo finito gli ingredienti. Affanculo. Mi ho detto falsa speranza. Vuoi provare a fare il caffè? Vai. Oggi vado a casa. Mi fa piacere che tu abbia mostrato interesse per l'attività. Sogiro, che sta succedendo ultimamente? Vai via un po' troppo presto e non provi più il mio caffè. Sono molto, molto triste della cosa, perché non mi dai informazioni utili su che caffè sto usando. La cosa mi intristisce alquanto, sappilo. Sta attento. Che poi fare il caffè in realtà ci serve relativamente. Però, cavolo, voglio andare a casa. Non voglio andare a scuola, è una palla. Sono sempre stanchissimo. Non voglio andare a lavoro. Ma una pausa non la facciamo mai. Beh. Vorrei poter dire le stesse cose, ma ops, la scuola l'ho finita e il lavoro ora non ce n'è. Oh, che schifo la vita. Ehi, il programma di televendita non va in onda oggi. Vuoi dare un'occhiata alla TV? Chi c'è oggi? Come stai? Takemi, eh? Potrebbe essere un'idea, però prima, mia cara Takemi, dovrò fare altro, mi dispiace, non posso venire da te oggi. Allora, prima di tutto, perché devo comprare un po' di roba. Oh, non ho visto, aspetta. Muscoli d'acciaio, scorza dura. Ok, pie veloce in un unico set. Ma non è tutto, abbiamo molto altro da mostrarvi. Il kit d'avventura all'aperto. Fiamma ossidrica, ghiaccio secco e bobina magnetica in un unico set. Non è incredibile? Wow, sono due oggetti fantastici. Non saprei quale scegliere. È un prodotto in edizione limitata. Sì, tutto molto interessante. Fammi vedere il prezzo. 4.000 e 7.000. Vabbè, in realtà 5.000 e 8.000. Io direi di comprare questo. I soldi ce li abbiamo e sembra che le cose siano utili. Vai. Sì, l'ultimo cliente è stato bravo. Ora dobbiamo solo aspettare. Ciao, Sogiro, esco. Oh, ma guarda chi c'è. La donna con la fotocamera. Ehi, ci siamo già visti. Oh, sei quel ragazzo che era davanti alla casa di Madarame. Scommetto niente di interessante. Direi di no. Capisco. Beh, se vieni a sapere qualcosa di interessante, fammi un fischio. Seguo la mostra. Non che mi interessi, ma lavorare per qualcun altro funziona così. Ma perché lo dico a te poi? Meglio tornare a lavoro. È la donna che abbiamo visto a casa di Madarame. Ha detto di essere una giornalista. Starà scrivendo un articolo su di lui, sicuramente. Oggi non entriamo nel palazzo per un semplice motivo. È domenica e la domenica c'è il politico con cui uscire, sostanzialmente. Quindi sarebbe un peccato non uscire la domenica perché siamo stati al castello o abbiamo mandato la lettera di sfida. È molto meglio evitarla questa cosa, piuttosto la mandiamo domani. Oh, guarda, dei nuovi libri. Compriamoli, che non si sa mai che finiamo da leggere. Potrei occupare la mattinata andando al Protein Lovers, ma quello che a me interessa fare oggi è parlare con il nostro amico che vende armi finte. Prima però devo prendere la giusta persona anche per lui. Però, visto che già ci siamo in realtà, io inizierei a fare anche la subquest delle ragazzine. Già, inizierei proprio a farla. Certo, per voi non ci sarà il modo di capire come fonderle. Però, ragazzi, questo è il New Game Plus, lo sapevate. Abbiamo detto, la prima persona che stanno cercando è un Jack Frost. Eccolo qua. Con Mabufu. Questo è una delle cose più facili da ottenere. Perché se non sbaglio, tra l'altro lo impara anche. Quindi prendilo. Ehi tu, piccolina. Ti serve qualcosa? Controlla lo stato dei lavori forzati. Verificherò lo stato dei tuoi lavori forzati. Quella persona. Ehi, sta seduto. Shit. Eccomi qua. A quanto pare hai portato la persona stabilita. Ok, la prendo io. Tienila, prendi pure. Comunque, le tue persone sono troppo deboli. Non che mi sorprenda, prigioniero. Parli seriamente? Ho persona a livello 99 io. Ma immagino che ti aspetti almeno un piccolo elogio per aver completato i lavori forzati. Forse riusciresti a completare la riabilitazione. Riuscirai. Per favorire il processo, ti permetteremo di usare una nuova struttura. Ovvero? È raro vederti sorridere, Justine. Sei tu che stai sorridendo, Caroline. Cosa ti ha reso così allegra? A me?
Ehi, stai ridendo di noi? Avete un bel sorriso voi due. Resta al tuo posto, prigioniero. In quanto custodi, proviamo soddisfazione assistendo ai progressi della tua riabilitazione. Non c'è altro. Mi disturba il fatto che questa cosa ti diverta. Pure. Forse dimentichi dove ti trovi, prigioniero. Hai fegato però. Con questo spirito farai di certo dei progressi. Hai voglia? Molto bene. Se desideri continuare i lavori forzati, puoi avere maggiore libertà nella prigione. È un patto tra noi, le custodi, e il prigioniero. Non che tu abbia diritto di rifiutare, devi solo lavorare sodo, prigioniero. Ho appena stretto un legame? No, questa volta no. Io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, la forza, mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Ghigliottina di gruppo ti permette di fondere tre persone per crearne di più potenti. Però non è una cosa libera, ovviamente, è una cosa che raggruppa tutto l'insieme. Però in realtà forse posso già fare quelle... aspetta. È il momento di un nuovo compito. Oggi ci divertiamo. Oggi ci divertiamo un pochino. Ci serve un Ameno Uzume che abbia l'abilità Frey. Torna da noi non appena l'avrai ottenuto. Ora hai capito come si fa? Allora smetti di perdere tempo. Sbrigati a portare a termine il tuo compito, prigioniero. Sì, ho capito. Allora, prima di tutto, devo liberarmi di un po' di spazio, perché sennò non posso prendere un po' di persone. Seconda cosa, fatemi vedere un attimo la ghigliottina di gruppo, ciccioline. No, non ce l'hanno ancora data l'altra. Ok, mi ha semplificato relativamente la cosa, però la fusione avanzata, quella sì. Quella sì, perché ce ne sono un paio che ancora non ho fatto. Tipo Seirium mi manca. Però questa la posso fare. Ma cosa più importante, abbiamo questa, Satanael. Arsène, Anzu, Ishtar, Michael, Satana e Lucifero. Più queste due che sono del DLC. Ma quello è un altro conto. Questa persona è la persona definitiva. Però per renderla anche perfetta mi sono segnato un po' di appunti. Quindi Satanael non sarà solo la persona definitiva, ma con questi appunti sarà anche la persona perfetta. Quindi creiamolo. Ci serve Arsène, Anzu, per qualche motivo Ishtar, ci sta. Michael, ci sta perché è un angelo. Satana, perché ovviamente sì. E Lucifero. Va bene. E quindi Satanael. Questa persona è troppo potente per il tuo livello di forza attuale. Tuttavia, visto le circostanze, potrei accettare di facilitare la tua riabilitazione. Ti chiedo solo... quanto? 1.095.000. Dai, facciamolo. Scegli l'abilità da ereditare. Il volere della spada, ovviamente. E il nostro amico qua prenderà un bel po' di abilità dal nostro amico Arsène. Allora, prima di tutto, amplifica arma, stenua resistenza, aumenta la possibilità di critico. Ed infine, l'ultima abilità è quella d'attacco, ovvero centro perfetto. Il vostro legame con il confidente di rango 3. Sei davvero sicuro? Vai, assolutamente, i soldi ce li ho, usali. Questa è una fusione da 6 persona, quindi la guarderemo tutta. Arsène, chapeau amico mio, tu e tutti gli altri, benvenuti. Ma sai in realtà perché ci costa 1.000.000? Perché a parte Arsène, tutti gli altri l'ho dovuti ricomprare per evocarlo. Satanael. Sono Satanael. Ammazzeresti gli dei per proteggere la giustizia in cui credi? Bene, sarò nuovamente la tua maschera. E nuovamente dice. A tempo debito vi spiegherò tutto. Ammira, il confidente matto sta risvegliando il potere nascosto della tua persona. Già. Serpe nera, Satanael. Tu, se in questo momento avessimo fatto la build divina, questo attacco l'avremmo preso. Ma non è così.
Potenziamento? Non ci serve. Mente del tiranno. Quella sì che ci serve. Questa abilità aumenta di una percentuale tutti i danni, di qualsiasi tipo. Magico, fisico, da sparo, indifferente. Ora ci mancano solo un paio di carte per renderti giusto giusto perfetto. Ma visto che ci siamo, io farei già anche Asura. Visto che ci sono. Vai, questa persona è troppo potente. Beh, ah, di livello 76 giustamente. Quanto vuoi? 400.000? Ma sì, dai. Facciamolo, già che ci siamo, scusami, eh. Sguardo possente, inferno atomico. Io farei volere della spada. Un altro paio di robe che tanto, sinceramente, tu non mi servi. Lo faccio solo per fare la fusione. Solo per averti in squadra, per aumentare la percentuale di persone che ho. Sono Asura, la mia luce distruttiva sarà parte della tua maschera e ti donerà potere. No, non ti userò mai, però grazie dell'essere passato qui. Intanto, Satanael, invece di Asura, benvenuto in squadra. Le tue statistiche in questo momento sono inferiori rispetto a quelle di tutti gli altri, ma arriverà il momento in cui ti potenzieremo. Arriverà il momento. Per ora ti ho solo fuso. Mamma mia, tu sei bellissimo. Sei proprio bello. Vediamo se ho le carte che mi servono. Amplifica arma, già ce l'abbiamo. A noi ci serve boost arma. Siccome non ce l'abbiamo, allora lo craftiamo. E indovina un po' da chi lo otteniamo? Dal mietitore bianco. Vieni in squadra che ti faccio sedere su una sedia comoda. Potenzia arma. Perfetto, vieni con me tu, che ti fondo. Proprio il cervello ti fondo, proprio blub. Ecco fatto, potenzia arma e questa va a Satanael. Ed ecco a Satanael anche potenzia arma, che ci aumenta del 25%, amplifica 50. Stenua resistenza invece, oltre al fatto che Satanael già di base resiste a tutto, con questo prendiamo ancora meno danno. E ma Aegon ci saluta. Ecco fatto, così abbiamo già il boost del 25% e 50% alle armi. Mente del tiranno invece ci aumenta ancora di più il danno, però prima dobbiamo farlo livellare sto pazzoide. Per renderlo perfetto ci mancano solo due abilità ormai, questa che la sbloccheremo tra poco e un'altra che in questo esatto momento ancora non abbiamo. Quindi ora possiamo tornare finalmente alle nostre faccende, ovvero ci serve un arcano dell'appeso e Wapo è proprio quella che ci serve. Vieni con me che costi meno di tutti. E siamo al 95% di completamento, ci manca veramente poco. E dopo averci messo un sacco solo per creare Satanael, finalmente andiamo a parlare con il nostro amico UI. Allora, che cosa vuoi? Parliamo del sacchetto. Va bene? Allora sai che non possiamo parlare qui, torna stasera quando il negozio è chiuso. Allora cliente, sei qui per comprare, giusto? No, non sono qui per parlare. Oh no, tutto questo solo per... Oh, Dio mio. E allora cosa posso fare? Mi rimane solo Takemi. E vabbè, andiamo da Takemi. Eccomi qua, amore mio. Fa caldo, lo so. Voglio fare un test clinico. In questo caso, cara la mia piccola cavia, c'è una cosa che vorrei testare oggi. Sento di potermi avvicinare con Alice, giusto? Stavo pensando a Wapo ancora, con i UI. Allora, che intenzioni hai? Voglio entrare. Ok, allora entra pure nella sala visite. Va bene. Allora. Ok, basta per oggi. Se ti senti bene, puoi tornare a casa. Sì, pronto, chi è? Clinica medica interna della dottoressa Takemi. Cosa? Di nuovo? Ecco, io ormai non posso più tirarmi indietro, quindi... Chi è? Qualcosa di importante? Ah, che seccatura. Successo qualcosa? Ricordi la bambina dell'altro giorno? La paziente del direttore Oyamada? Il padre la sta portando qui per le cure, anche se l'ho indirizzata a un altro ospedale. Beh, vuol dire che si fidano di te. Gli ho anche raccontato del mio vecchio errore. Si fidano di te, esatto. Io sono una ciarlatana. L'errore medico è stato documentato con cura, nel mio campo lo sanno tutti. Ho condotto lo sviluppo di un nuovo farmaco per un male incurabile, chiamato morbo di Crawford-Hende. Pur non avendolo somministrato personalmente, il farmaco è stato causa dell'errore.
Il morbo di Crawford Hende spinge alcune cellule ad attaccare le altre indiscriminatamente. Quando arriva ai muscoli, il paziente muore lentamente. A causa del numero ridotto di casi, non sono stati fatti molti progressi a riguardo. Ho lavorato per la compagnia farmaceutica che ha raggiunto le ultime fasi di produzione, ma un giorno all'improvviso sono stata sollevata dall'incarico. Il direttore Yamada, che era il mio capo, ha assunto il controllo dell'operazione. Che stronzo. Non so se volesse i meriti per lo sviluppo del nuovo farmaco, diventare ricco e famoso, ma ha incautamente affrettato il completamento per usarlo su una paziente di nome Miwa. Miwa-chan ha rigettato il farmaco, finendo in condizioni critiche. Nel panico il direttore mi ha dato la colpa. Che stronzo. Miwa-chan e la sua famiglia se la sono presa con me. Povera piccola, non hanno mai cambiato opinione nei miei confronti, a prescindere dalle mie parole. Non avevo idea. C'è ancora tempo, puoi farcela. Ma... Beh, non ha importanza. Lo sviluppo del farmaco è stato sospeso, quindi non avevo più motivo di stare in ospedale. Ora almeno posso lavorare come medico generico, con le mie regole e le mie cavie. Io? È la nuova medicina che ho provato su di te. Questa versione è alle ultime fasi di test. Cerca le cellule aggressive e le distrugge appena le trova. Infatti è innocua per chi non è affetto dalla malattia. Forse. Bene, quando sarà completa? Forse. Questo è un bene, no? Ti fidi ciecamente di me. Grazie, mia dolce cavia. Vedi di non mollarmi proprio ora. Sono a un passo dal traguardo, ma per raggiungerlo ho bisogno di te. In cambio ti offrirò le medicine a un prezzo speciale. Conto su di te, cavia. Sento che il mio legame si è rafforzato. Lo sconto a me non serve in realtà. Però avere tutta la lista fatta di tutti quanti confidant mi serve. Ora cosa posso fare con la bambina e suo padre? Trattarli male e spaventarli non è servito. Era da un po' che non mi capitavano situazioni simili. È stressante. Oh, scusa, ti ho detto tutto ciò che volevo di cui volevo parlare. Puoi andare a casa. Bene. Collaborare ha aumentato il mio coraggio. Non c'è male. E anche stasera in realtà andremo a parlare col politico. Ok, grazie per l'impegno. Ciao anche a te allora. Sì, pronto? Tutto bene, mia piccola cavia. Volevo solo sapere come stavi. E scusa per la lunga chiacchierata. Non era mia intenzione dirti tutto quello. Ti riferisci a Miwa-chan? Sì, sei proprio la prima persona con cui l'ho condiviso. Ma è stato anche un buon promemoria. C'è qualcosa che devo fare in quanto flagello. Flagellare? Grazie a te, lo sviluppo del farmaco sta progredendo senza intoppi. Se l'ultimo campione non ha causato problemi, forse siamo finalmente giunti alla fine. Speriamo. Oh, scusa, c'è un paziente. Forse è tornata la bambina col padre. Devo andare, ci vediamo. Ciao anche a te allora. Tum 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 tum. Oh, caca. Allora, chi è che ha bisogno del mio aiuto oggi? Oh, guarda un po', al solito posto. Esatto, terrò un comizio al solito posto oggi. Sei libero oggi? Ti va di venire ad aiutarmi? Sì, ma ho bisogno del confidant giusto. Ah, piccola aggiunta, ovviamente. Satanael è qui in squadra perché prenderà il posto di Arsène. È una cosa cattiva, lo so, però ho pensato, Arsène è... un'ottima persona, è la nostra prima persona, ma splitta fra l'oscuro e il gun, la pistola. Ho deciso di puntare più su due build separate che si concentrano solamente su quello. E Satanael a questo punto può essere la persona adatta per la gun build. Mentre per la build oscura ci vuole ancora un po' di tempo, ma ci arriveremo. E se vi chiedete perché lui non l'ho fatto sacro, invece l'ho fatto pistola, beh, quel mega fucile che c'ha in mano è tutto dire. Allora, però prima di parlare con il nostro amico politico, le due qui avevano chiesto qualcun altro. Ameno Uzume con Frey, se non ricordo male. Quindi tu vieni con me. Ehi, piccolina, ti serve qualcosa? I lavori forzati. Verificherò io lo stato dei lavori. Oh, ma è... Vedo che hai portato una Ameno Uzume con Frey. Molto bene, hai completato l'incarico. Esatto, continuiamo a parlare.
Il fatto che tu abbia deciso di lavorare diligentemente alla riabilitazione è lodevole. Almeno non ti manca la voglia di lavorare. Certo. Risparmia quell'aria compiaciuta. Questo è il tuo dovere, prigioniero. Detto questo, hai sorprendentemente completato la richiesta senza problemi. Ce l'ho già pronti. Forse potresti valere il nostro tempo, in fin dei conti. Justine, la prossima richiesta è sulla lista, giusto? Già. Sto per assegnarti la prossima richiesta. Sappi che le richieste su questa lista diventeranno sempre più difficili. Sei pronto? Assolutamente. Eccellente. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Rango 2. Chissà se entro stasera riusciremo ad arrivare al rango 10. Ancora una volta, vorremmo concederti un nuovo privilegio. Tuttavia è fin troppo potente. Prima di riceverlo dovrai soddisfare un'altra richiesta. Il successo nella vita va guadagnato. Ora ti assegnerò la prossima richiesta. E qual è la prossima richiesta? Che cacchio volete da me? Cerca di ottenere un Flaurus con Tarakuja. Dopo averlo ottenuto, vieni da noi. Flaurus Tarakuja, Flaurus con Tarakuja. Eccolo qua. Vieni con me. Ti serve qualcosa? Sì, i lavori forzati. Ci hai portato un'altra delle persone che ti abbiamo chiesto. Hai portato davvero un Flaurus con l'abilità Tarakuja. Hai completato questo incarico. Sei meglio di quanto credessi, prigioniero. Credevo che ti saresti arreso immediatamente. C'era da aspettarselo da un umano in cui il padrone ha visto del potenziale. Sei scrupoloso, te lo concedo. Continua così, va bene? Ho capito. Grazie. È la giusta mentalità. Basta parlare però, vogliamo fatti, non parole. Devo dire, Justine, che il fatto che non abbia ancora gettato la spugna è già un risultato. Come mai? La lista che hai scritto non solo lo fa stare in guardia, ma lo aiuta anche a migliorare. Non l'ho scritta io. Cosa? Ho sempre pensato fosse tua. Come? Non so nulla di questa cosa. Effettivamente la scrittura è buona. Ora che ci penso, la lista è troppo precisa per essere opera tua. Benissimo. Zitta! Non c'era bisogno di dirlo. Aspetta. Allora chi l'ha scritta? Non è stato il padrone, vero? No, non gli ho mai sentito parlare di nulla del genere. Da quanto è in mano nostra? Qualcosa non va? Silenzio, non badare troppo a questa storia. Chiudi il becco e concentrati sulle richieste, prigioniero! Caroline, è il caso di parlare di questa storia al padrone? Il padrone ci ha detto solo di seguire la riabilitazione, ed è nostro dovere seguire gli ordini. Non dovremmo fargli perdere tempo con una simile sciocchezza. È lì fermo a fare così tutto il tempo. Hai ragione, non importa chi l'ha scritta la lista. Smettila di ficcanasare, prigioniero, chiaro? Naturalmente continueremo a garantirti dei privilegi se soddisferai le nostre richieste. Devi solo lavorare sodo e completare i compiti che ti vengono assegnati. Noi faremo altrettanto. Benissimo, sento che il mio legame si sta rafforzando. Vediamo se riusciamo ad arrivare al 10 oggi. Puoi depositare una persona per farla acquisire una nuova... Ah già, l'isolamento che già abbiamo sbloccato. Come promesso, ti ho conferito un'abilità che si rivelerà molto utile. Mica tanto. Ora puoi mettere una persona in isolamento ed addestrarla ad apprendere nuove abilità. Mentre butti via il tuo tempo, la tua persona crescerà da sola. Questa sì che si chiama ospitalità. Comunque, è ora di una nuova richiesta. Stando alla lista è... Qual è, Justine? La prossima richiesta è... Sentiamo qual è la prossima richiesta che dovrò comprare... Portaci una fenice con risposta. Torna da noi non appena l'avrai ottenuta. Un'altra cosa, il prossimo privilegio che ti concederemo sbloccherà un enorme potere. Pertanto dovrai prima portare a termine altri due incarichi, questo e il prossimo. Il mondo sa essere spietato, eh? Per prima cosa portaci fenice, sì, grazie. Come sempre, torna da noi, ovviamente.
Perfetto, sto sprecando una marea di soldi per questa cosa, ma meglio farlo ora. Parliamo ancora dei lavori forzati. Verificherò lo stato dei lavori forzati. Questa presenza... Ah no, era l'altra. Hai portato una fenice con risposta, come richiesto. Molto bene, hai completato l'incarico. Siediti per terra ora. Uff. Rispetto al nostro primo incontro, il prigioniero è cresciuto molto. Cioè, stiamo facendo tutto nell'arco di una roba sola. È vero, credo che si possa tranquillamente ammettere. Anche le tue persone iniziano a essere piuttosto forti. Ho creato la persona definitiva 5 minuti fa e voi dite che sono solo poco più forte? Il rafforzamento delle persone è davvero una forma di riabilitazione. Perché dici una cosa del genere? È solo un pensiero. Il prigioniero sarà davvero riabilitato se lo aiuteremo ad accrescere la forza dentro di lui. Mantieni la calma, Justin. È il compito affidatoci dal padrone. O vuoi provare a disobbedirgli? Non è quello che intendevo. Non preoccuparti troppo di un misero prigioniero. Non dobbiamo fare altro che trarre il massimo da questo jolly e farlo lavorare sodo. Il jolly? Che c'è adesso? Più penso alla lista, più mi sembra strana. Chi l'avrà scritta sapeva che sarebbe stato qualcuno con il potere del jolly a soddisfare le richieste. Non farmi ridere, come può essere possibile? Ma dai, prima di incontrarlo neanche il padrone sapeva che il prigioniero aveva quel potere. Siete confuse, voglio una ricompensa. Facciamo silenzio, va? Facciamole parlare. Comunque tutto questo si risolverà se ti sbrighi a completare la riabilitazione. Justin, dagli il prossimo compito così smetterà di parlare. Sono stato zitto. Va bene. A quanto pare questa volta dobbiamo fare sul serio. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Ok, vediamo quale sarà il prossimo potere che otterremo. Come avevamo già detto, ecco la seconda richiesta da soddisfare per ricevere la ricompensa. Va bene, vediamo. Chi è che volete? Cerca di ottenere 70 con l'abilità Rakukaja. Dopo averla ottenuta, vieni da noi, la percepiremo. Perfetto. Datti da fare, prigioniero. 70 con Rakukaja, 70 con Rakukaja. Eccolo qua. Perfetto, vieni con me. Lavori forzati, verifichiamo. Vedo che hai portato 70 con Rakukaja. Niente male. E anche questa è fatta. Rango 5. Sai, non credevo che avresti continuato pur non essendo costretto. È vero? Beh, sei un tipo interessante, prigioniero. Devo dire che, come ha già fatto notare Caroline, questa lista è davvero ben studiata. Le richieste sono pensate per spingerti a raggiungere gli obiettivi, misurando la tua vera forza. Immagino di sì. Ehi, prigioniero, cosa pensi di queste richieste? Sono piuttosto difficili, sono perfette e sono noiose. È vero. Sono perfette. Hai voglia. Oh, hai fegato, prigioniero. Oh, beh, diamogli la prossima. Vediamo. Cosa? La scrittura su questa lista mi è familiare. Parli della calligrafia? Sì, accidenti, non ricordo. Tu la riconosci, Justin? Complimenti a lui e al complimentati con lui al termine della prossima richiesta. Non viziarlo, fai come hai studiato, con lo sguardo gelido e le mani sui fianchi. Aspetta, non quelli. Quelli sono i miei appunti. Ecco. Sembra che tu fossi piuttosto impaziente di ricevere le visite del prigioniero. Non importa, sto parlando della calligrafia delle richieste. Smettila di prendermi in giro. Ora che lo dici, anche a me sembra di aver già visto questa scrittura. Posso vedere? Non ficcare il naso negli affari altrui, prigioniero. A dire il vero, il senso di déjà vu che provo leggendo la lista mi preoccupa. Chi l'ha scritta e perché? Che intendi? L'obiettivo è piuttosto chiaro, è per aiutare il prigioniero ad allenarsi. Comunque, che senso ha allenarlo di preciso? La riabilitazione? Ma quello è un ordine del nostro padrone, la lista l'ha scritta qualcun altro, giusto? Non lo so.
Allora, supponiamo che ci sia uno scopo che non conosciamo. Se le nostre valutazioni sono corrette, sarà tutto chiaro al completamento della lista, giusto? Immagino sia così. Sentirti pronunciare un discorso logico è un po' come una ventata fresca in un'estate torrida. Non c'è bisogno di dirlo. Dunque, ecco la ricompensa per aver soddisfatto la richiesta. Potrai accedere al trattamento speciale. Ti permettiamo di creare persone che normalmente non saresti in grado di gestire, ma in cambio dovrai comunque pagare un prezzo. Questa cosa già ce l'abbiamo sbloccata, però più avanti ci faranno pagare di meno. Cerca di sfruttare al meglio l'opportunità per il bene della riabilitazione, non deluderci. Ovviamente questa cosa è studiata per... perché tu all'inizio non puoi creare persone di livello più alto. Con questa puoi farlo e sei avvantaggiato, ma per arrivare qui prima devi fare le persone che ti permettono di arrivarci. Ovviamente è tutto studiato per fartici arrivare qui. Ora permettimi di affidarti l'incarico successivo. Il prossimo privilegio che ti garantiremo sarà molto potente, quindi per riceverlo dovrai soddisfare 3 delle nostre richieste. Va bene, ecco la prima richiesta. Va bene, vediamo qual è la prima delle richieste. Il tuo prossimo incarico è Neko Shugun con Dekaja. Dopo averlo ottenuto, vieni da noi, lo percepiremo. Vedremo se sarai in grado di soddisfare le nostre aspettative. Va bene, Neko Shugun con Dekaja, eccolo qua. Vieni con me se vuoi vivere. Lavori forzati. Verificherò lo stato dei tuoi lavori forzati. Oh, sei qui, bene. Dentro di te lo avverto, un Neko Shugun con Dekaja. Fatto. Stai prendendo confidenza con il meccanismo della crescita. Che c'è, Justin? Niente di importante. Tuttavia, seguire la crescita di qualcuno è quasi nostalgico in un certo senso. Lo senti anche tu, Caroline? Caroline, che vuoi dire? Non ci siamo mai occupati di nessuno in questo modo. Hai ragione. Eppure, riabilitazione a parte, osservare la crescita è una sensazione stranamente familiare. Non può essere! La crescita del prigioniero e la sua riabilitazione sono la stessa identica cosa! Ehi, prigioniero! La crescita che ottieni grazie alle richieste ti aiuta con la riabilitazione, giusto? Non saprei... Forse non l'hai ancora capito. Adesso hai un'aria del tutto diversa. Comunque, Justin, non dimenticare il lavoro, il compito che ci è stato affidato alla priorità. Non pensare ad altro. Immagino che tu abbia ragione. Immagino che continuerai a pensarci finché il prigioniero non completerà la riabilitazione, vero, Justin? Guarda cosa hai fatto, prigioniero. Ci hai coinvolte nel tuo destino. E se... qualcosa non va? Niente, ma credo di desiderare di vedere se il prigioniero soddisferà le richieste. L'hai sentita? Non deluderci, prigioniero! Sento che il mio legame si sta rafforzando. Farlo ora per non farlo più avanti. Ci mancano solo 4 stelline. Ok, passiamo alla prossima. Justin? Justin? Si è mobilizzata. Sì, ecco la seconda richiesta per il prossimo privilegio che ti garantiremo. Vorremmo che accogliessi dentro di te un Lacchesi con l'abilità Tetraja. Lacchesi Tetraja. Dopo averla ottenuta, vieni da noi, la percepiremo. Yes. Portaci un Lacchesi intesi con l'abilità Tetraja. Lacchesi, ok. Lacchesi, eccolo qua. Tetraja, eccolo qui. Verificherò lo stato dei lavori forzati. Vedo che hai portato Lacchesi con Tetraja. Pare che tu ci stia prendendo la mano. Bene, un altro incarico completato. Con chi pensavate di avere a che fare, eh? Va bene, passiamo alla prossima richiesta prima che le cose degenerino come la volta scorsa. Niente domande difficili, Justin. Dagli solo l'incarico. Va bene. Che ti prende? Di solito non sei così collaborativa. Non voglio abbandonare il mio compito, ma desidero scoprire la verità di questa situazione. In fin dei conti, abbiamo una lista misteriosa che sembra aver previsto la situazione attuale. Chi l'ha scritta? Perché la calligrafia non mi è nuova? Perché questa crescita mi causa nostalgia? E soprattutto, qual era il vero intento del suo creatore? Credevo di aver detto di non fare domande difficili. A essere sincera, ho formulato delle ipotesi.
Cosa? Sai la risposta? Gestiamo il potere del prigioniero attraverso diversi arcani, simboli della natura mistica del mondo. In verità, il nostro incarico non con lui è rappresentato dall'arcano della forza. La forza rappresenta un grande potere, una volontà ferra e il risveglio dell'ignoto. Sembra corretto. Caroline, nelle nostre interazioni il prigioniero è stato l'unico con cui si è risvegliato qualcosa. Forse la risposta è lì. E questa cosa vorrebbe dire? Ah, da maledizione, perché mi sento così strana? Avete finito, date ricompensa, sto zitto. Anche se la prossima sarà l'ottava richiesta, nella lista non ne restano molte. Hai fatto strada, prigioniero, spero che andrai fino in fondo. Se ci riuscirai, la risposta diverrà chiara. Perfetto. E poi, ecco, per noi non sei più uno stupido qualsiasi. Sei l'unico che può trovare la risposta che cerchiamo. Hai capito, prigioniero? Perfetto. Sento che il mio legame si sta rafforzando. In realtà voglio anche scoprire una cosa, quando arriveremo al 10. Perché quando sono arrivato al 10, ero più o meno a fine gioco. Gioco base, si intende. E ho sbloccato un evento, diciamo, una cosa bonus, penso. E vorrei scoprire se si sblocca portando questo al 10 o si sblocca durante la storia. Quindi arriviamo al 10. Ok, andiamo avanti. Per ricevere la prossima ricompensa devi portarci un'altra persona. Va bene. Che persona volete? Bene, ora ti assegnerò il prossimo incarico. Vorremmo che accogliessi dentro di te un Hecatonk Ryokrekes con l'abilità Mazukunda. Ci hai capiti? Un Hecatonk con l'abilità Mazukunda. Ok. Hecatonk qui con Mazukunda. Eccolo qua. Vedo che hai portato un Hecatonk con Mazukunda. Sei riuscito a completare tutti e tre gli incarichi senza gettare la spugna. Niente male. Non ne restano molte. Potremmo essere vicini alla scoperta dell'obiettivo segreto dietro a tutto questo. Grazie a te, ora sono impaziente di vedere cosa succederà. Il tuo comportamento è cambiato molto, Caroline. Ora è chiaro che la maschera severa che indossi durante il rituale di fusione è solamente una facciata. Cosa? Forse in cuor tuo non vedevi l'ora che il prigioniero tornasse a fondere persone specificate. Sono qui da 5 minuti e continuiamo noi. Non è vero. E che mi dici te, Justine? Ultimamente sei molto loquace. Forse hai ragione. Cosa? Non ti avevo mai sentita ridere, Justine. Ultimamente siamo entrambe cambiate, è evidente. Forse le mie ipotesi sono vere, in fin dei conti. Cosa? Pensavamo che completando la lista avremmo svelato l'intento del suo creatore. Abbiamo osservato il prigioniero tenendo in conto il cambiamento che lo riguardavano, i cambiamenti. Tuttavia possiamo davvero dire che il prigioniero sia il solo ad essere cambiato. Il completamento delle richieste ha avuto un forte impatto sulla mia coscienza e sui miei ricordi. Impossibile! Stai forse dicendo che la lista non doveva cambiare il prigioniero ma noi due? Non posso dimostrarlo. Tuttavia, se la lista rappresenta la volontà del padrone, perché non è in mano sua, ma in mano nostra? Deve essere una specie di scherzo. Stai dicendo che qualcuno l'ha realizzata per farci cambiare. Ma perché? Tutto bene? Cosa succede? Sento una voce nella testa. Aspetta, conosco questa voce. Caroline... Qual è il problema? Vi comportate in modo bizzarro. Qualcosa vi turba? Oh, una reazione. Ci perdoni, padrone. Il prigioniero si è rivelato un soggetto troppo orribile per voi? No, lui non ha alcuna colpa. Se deve rimproverare qualcuno, se la prenda con noi. Caroline. Capisco. Molto bene. Procedete con la sua riabilitazione. Una reazione da parte di Igor. Le nostre più sentite scuse per aver perso la calma. Ora, per aver completato 3 richieste, ti elargiremo la prossima ricompensa. Potrai accedere all'amplificatore della ghigliottina! Ghigliottina!
È un modo per aumentare il numero di persone ottenibili con la ghigliottina di gruppo. Inoltre, ora puoi eseguire fusioni potentissime con 5 o 6 persone. Già fatto. Sforzandoti un po' dovresti capire, prigioniero. In fin dei conti sei arrivato fin qui, giusto? Ci aspettiamo che ne sfrutti il meglio i servigi. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Ed è quello che stiamo facendo tutta la sera. Amplificatore ghigliottina, metta le potenziali fusioni. Già ce le ho sbloccate. Però va bene, accetto comunque. E così siamo cambiate, eh? Mi sembra evidente. La forza, l'undicesimo arcano, che divide in modo quasi perfetto i 22 maggiori. Il risveglio dell'ignoto, una donna solitaria che affronta calma un leone. Caroline, assegniamogli al prigioniero la prossima richiesta prima di approfondire ancora il discorso. Se la lista è nata per cambiarci, il cambiamento deve essere molto importante. Va bene. Bene, prigioniero, è il momento del nuovo incarico. Oh, la prossima ricompensa sarà incredibile, quindi per averla dovrai soddisfare due richieste, ovvero le ultime due mancanti. Naturalmente, le prossime due saranno le più difficili di tutte. Chi l'avrebbe mai detto? Cosa vuoi stavolta, Seth? Per il primo incarico necessario a sbloccare la prossima ricompensa... Ah no, un Bao Bao, Seth è l'ultimo, ok. Cerca di ottenere Bao Bao con l'abilità Samare Karm. Ti aspetteremo, non penso che tu sia il tipo che si arrende di fronte alle difficoltà. Tra l'altro questo è uno delle persone più facili che ho dovuto ottenere. A parte scoprire come si fondeva, vabbè, quello si scopre andando un po' tentativi. Ma Samare Karn, quando me l'hanno chiesto, già ce l'avevo, la carta tra l'altro, ed è stato facilissimo. Eccolo qua, Bao Bao, Samare Karn. E tanto so anche qual è l'ultimo, quindi Set, vieni con me in squadra. Ecco fatto, lavori forzati, verifichiamo. Vedo che hai portato Bao Bao con l'abilità Samare Karm. Lo fai sembrare facile. Beh, l'incarico è completato. Facile? Hai voglia. Ripensando ai nostri incontri qui, abbiamo perso più volte la calma davanti a te. Dunque, io e Justine abbiamo parlato un po'. Non so come dirlo, ma pur essendo così vicine, non ci conosciamo affatto. Ci siamo accorte che una compensa perfettamente i difetti dell'altra. Credo di non aver mai avuto una conversazione tanto profonda prima di allora. Oh, questo mi ha ricordato una cosa molto importante. Scommetto che vuoi sapere di cosa si tratta, vero prigioniero? Mi piacerebbe. Certo che sì. Ho ricordato una cosa che mi è stata detta da qualcuno. Spiegala, Justine. In parole povere, i 22 arcani rappresentano un viaggio. Il matto si avventura in un pellegrinaggio attraverso i numeri, superando la morte e ottenendo il mondo. In breve, il viaggio è il percorso attraverso la vita di una persona. Così abbiamo capito una cosa. Se la storia del Jolly, il potenziale del matto, dimostra che sei un viandante, diventando più forte ci guideresti nella direzione giusta. Questo potrebbe essere il vero significato della riabilitazione, oppure si va ancora oltre. In ogni caso, la cosa di cui siamo certe è che la lista è scritta per essere portata a termine. La comprensione e la fiducia in questo intento sono i cambiamenti che la lista ha causato in noi. Cosa? Non è che una persona come te possa comprenderlo, ma per noi è stata una lezione molto importante. Oh, e forse sappiamo anche di chi era la voce nella mia testa. Purtroppo non posso ancora dirtelo. Motivi di storia? Va bene. Pare che il matto stia finalmente iniziando a capire il proprio posto. Comunque, grazie a te abbiamo imparato a riflettere su noi stesse. Forse non dovrei dirlo, ma ho davvero apprezzato il tempo che abbiamo passato assieme. Hai sentito, prigioniero? Farei meglio a risolvere questo guaio. Sopravvivi per scoprire la verità, insieme a noi. Oh. Giuriamo di fare tutto il possibile per aiutarti, per il tuo e per il nostro futuro. Carine che siete. Pam pam. Ci manca solo una stella. Ecco tutto. Non pensare che diventeremo gentili perché crediamo in te. Saremo severe, come sempre. Ora è il momento dell'ultima richiesta prima della ricompensa del potere incredibile. Il potere illimitato.
Riguardo a quell'incarico, portaci un set con rimonta. Torna da noi una volta che l'avrai ottenuto. Un set che conosci rimonta. Assicurati di mettercela tutta, prigioniero. Non ce l'ho già, quindi? Oh no, devo richiedervelo. Oh no! Il mio set non ha rimonta. Cacchio, devo averlo sovrascritto. Non c'è problema, per fortuna rimonta ce l'ho. Set, imparalo bello. Ecco a te, tutto pronto, bello e impacchettato. Eccomi di nuovo qua, pronto con set, ragazzine. Verificherò lo stato. Ah, quello è un set con l'abilità rimonta. Sì, mia cara. Oh, ci siamo! È la persona che abbiamo chiesto! Ce l'hai fatta davvero! Il prigioniero con quelle persone pietose ce l'ha fatta! Forse questa volta posso elogiarti! Ben fatto! Hai ampiamente superato le nostre aspettative iniziali. Forse non è una cosa da dire a un prigioniero, ma hai fatto un lavoro eccellente. Sei indisciplinato, ma devo farti complimenti! La prossima richiesta che ti assegneremo... Non c'è niente. Hai portato a termine tutti i compiti disponibili. Nei panni di coloro che controllano il potere e il nostro ruolo è... Eh? Cosa? Controllano il potere. Perché ho detto una cosa simile? Ah, sento una voce nella testa! Justine! Controllano il potere... Non è niente, solo la testa. Igor intanto continua lì che guarda. Questi ricordi, la persona che ha scritto la lista. Ero io oppure noi? Noi cosa siamo? Hai ricordato qualcosa? Scusate. Non preoccuparti, è successo anche a me. Prigioniero, è tutta colpa tua e della tua boccaccia. Caroline, non dagli la colpa. Ah, sei davvero indisciplinato. Spero che te ne renda conto, prigioniero. Ma va bene, avrai quel privilegio. Ci siamo proprio rammollite, eh? Forse. O forse ti imbarazza troppo ammettere di aver apprezzato la sua preoccupazione. No! Comunque, questa volta ti offriremo una grande abilità. Quando la riceverai, piangerai di gioia. Ascolta, prigioniero. Sei senza dubbio un ragazzo problematico. Tuttavia, a essere sincere, siamo colpite dal fatto che tu abbia superato tutte le prove. Hai un potenziale sorprendente. Quindi, combatti. Sono certa che riuscirai a ottenere tutto ciò che vorrai. Oh, un complimento. E assicurati di porre fine alla rovina, ok? Ci penso io. Perfetto. Trickster, credo in te. Dimostraci di poter arrivare alla verità. Ti aspetteremo, Phoenix. Mi hai chiamato per nome. Sono quasi commosso. Pam, pam. Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione e spezzerà così il giogo che soffoca il tuo cuore. Hai infine disgregato il segreto che è più recondito della forza, che ti conferirà un potere infinito. Pam, 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 pam. Trattamento esclusivo, riduce il costo del trattamento speciale. Parabara pam, pam. Fusione sbloccata, ora puoi fondere Zougozen, che già ce l'avevamo in realtà, quindi... Non perde la concentrazione, mi raccomando. Finché non uscirai dalla cella sarai ancora in riabilitazione, è chiaro, prigioniero? Va bene, io sono qui tanto, quindi... È stato bello, eh? E ora, dopo tutto questo, finalmente possiamo andare a parlare con il politico. Oh, mamma mia. Ehi là, amico mio, eccomi. Dopo tanto tempo, finalmente. Ci sono troppi incidenti, bla 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 bla. Hai intenzione di aiutare Yoshida? Ovvio. Allora diamoci da fare. Puoi reggere il cartello, per favore? Ovvio. Bene, io vado a farmi un giro. Fammi sapere quando sei pronta ad andare via. Va bene, Morgana. Pam 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 pam. Tramandare i mali sociali da noi creati alla prossima generazione è ingiusto.
Servirà tempo per risolvere questo problema, ma dobbiamo iniziare con piccoli aggiustamenti. Già finito? Spero che tu abbia dedotto qualcosa di utile dal discorso di oggi. Non importano le dimensioni del pubblico, devi comunicare come se stessi parlando faccia a faccia. Comunque, l'altra volta mi sono scordato di chiedertelo. Perché vuoi diventare un politico? Voglio cambiare il mondo. No, non è vero. Voglio fare dei bei discorsi per acquistare potenziale. Sei pragmatista. In molti lo sono oggigiorno. Ma quella mentalità d'azione è il tratto distintivo di un buon politico. Potrei farti un'altra domanda, vai pure. Che genere di politico vorresti diventare? Uno con delle convinzioni? Sì, ma non dimenticartelo mai. Anche se quello che conta davvero è ciò che hai dentro. Assolutamente. Permettimi di darti qualche consiglio. Se vuoi entrare in politica, devi avere una filosofia portante. Quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere? È la base di ogni grande discorso. Faresti bene a ricordartelo. È stato utile, lo sapevo già. I miei obiettivi? È stato utile, grazie. Ne sono lieto. In ogni caso, la mia filosofia è... mai arrendersi finché la propria voce non è stata ascoltata. Per far arrivare il tuo messaggio, devi essere saldo nel comunicare al pubblico le tue idee. Serve un punto di vista risoluto, che devi trasmettere chiaramente. È la prima regola di un negoziato. Hai risvegliato lo spirito combattivo di quando sono entrato in politica. Beh, mi fa piacere. Tan tan tum. Taradara tan tan. Diplomazia, in alcuni casi puoi chiedere più denaro e oggetti durante le negoziazioni. Questa abilità già ce l'abbiamo fortunatamente, però buono a sapersi. Levati dai piedi, Tora buona nulla. Tora buona nulla? Ah, hanno ragione, sono un buono a nulla. Ah, le mie scuse, per oggi abbiamo finito. Credo di aver imparato qualcosa. Quello lì è proprio stronzo, quello lì passa sempre solo per insultare. Mamma mia, il bulletto del quartiere è arrivato, il coglione di passaggio, guarda, è passato. Sì, chi è? Ehi, volevo ringraziarti per oggi. Mi dispiace essermi comportato da codardo subito dopo averti fatto quella predica presuntuosa, ma sono una persona piuttosto testarda. Almeno spero che l'episodio di oggi sia stato un buon esempio di cosa non fare, ma che ne pensi? Hai imparato qualcosa di utile? È stato molto utile. Ah, che sollievo, devo dirtelo. Per me è stato quasi nostalgico, mi ricorda i vecchi tempi. Spero che d'ora in avanti le nostre chiacchierate ti aiutino con le tue decisioni. Beh, spero di rivederti presto. Arrivederci. Ciao anche a te, Tora. Pam. 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 Allerta polline oggi, Anche tu su questo treno quest'ora. Che coincidenza. Abbiamo finito di perlustrare il palazzo. Occorre soltanto inviare la lettera di sfida. Quando pensi di farlo? Dopo che saremo pronti, non lo so di concreto ancora. L'importante è, più cauti dovremmo essere, non è tutti torti. Come pensavo, sei un tipo affidabile. Lascerò decidere a te quando inviare la lettera di sfida. Bene, è per questo che sono il capo. È per questo che mi seguite, no? Aspetta, oggi è lunedì? Credo che posso andare da Maruki allora. Madarame è il grande maestro dell'arte mondiale. Minchia. Gli artisti così talentuosi sono rari in Giappone. Credo che si tratti di sintestesia. A proposito di sintestesia, ho sbagliato a leggerlo prima perché sto facendo un'altra lingua. È uno dei tanti termini dell'origine greca. Mai sentito? È una condizione in cui i sensi si sovrappongono, tipo vedere la musica come un colore. Ce ne sono di tutti i tipi, sebbene alcune combinazioni tra essi siano più comuni di altre. Le persone che sperimentavano questo fenomeno vengono dette sinestesi. Sinestesi, non lo so, ho letto malissimo. Perché sto facendo questa voce? Signor Star, stavi fissando il vuoto per caso? Beh, è il tuo momento. Le radici di sinestesia sono sin e aesthesis. Cosa significano? Micchia, sono distratto. Vuole sapere il significato della parola composta?
Credo di aver sentito l'insegnante parlare prima, ma mi sono dimenticato pure. Bene, pensiamoci. Sarà più facile se decidiamo insieme. Ok, la sinestesia. Credo che compaia anche in molte altre parole, tipo sinergia, sincronicità, sintesi. Se pensiamo a cosa hanno in comune, queste parole sin dovrebbero significare insieme. Esatto, sin significa insieme, mentre aesthesis è molto simile alla parola estetica. Mi chiedo se significhi sensi. Esatto, sin significa insieme, mentre aesthesis significa sensi. Quindi significa che sinestesia in Giappone vuol dire l'unione dei sensi. Sì, esatto. Bene, d'ora in poi ascolta più attentamente. Mi farebbe comodo uno snack dopo tutto questo sforzo. Pure, vuoi croccantini? Tieni, sotto il banco. Più tardi voglio un dolcetto, ma sei un gatto. Bene. Stai studiando. Sfortunatamente la sinestesia è una cosa innata. Non si può imparare. Nel corso della storia, molti geni hanno sperimentato la sinestesia. Poi, tra l'altro, sto studiando, sono il primo della classe, geni. Il compositore Franz Liszt istruì la sua orchestra a suonare il colore viola. Il poeta Arthur Rimbaud diceva di vedere i colori sotto forma di lettere. È piuttosto in gamba, non me l'aspettavo. Forse non è così male. Yarujanega! Vediamo cos'altro mi dirà la tipa. Vedere i colori come suoni e lettere e percepire le forme come gusti e numeri. I geni e i comuni mortali vedono il mondo differentemente. Avete afferrato il concetto? Ogni volta che la vedo sta qua gli faccio una voce diversa, perché la incontriamo talmente poche volte che mi dimentico che voce io ho fatto la prima volta. Sinestesia, affascinante. Anche se il motivo per cui Madarame vede il mondo in questo modo sono i suoi desideri distorti. Beh, è vero. Allerta polline, e qualcuno mi scrive: la mia ricerca procede bene. Maruki, dannazione, è lunedì, oggi tocca a te. Sento che sto davvero facendo progressi con la mia ricerca. Ed è tutto merito tuo, naturalmente. Perciò, che ne dici di passare da me per oggi per fornirmi una nuova opinione? Prima mi serve una persona, Maruki.